Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui tornati per fare un nuovo video riguardante ragazzi una situazione molto complessa, ovvero ragazzi di una squadra che è stata in Serie B. Sicuramente l'avete sentita, sicuramente l'avete conosciuta, il Vicenza. Il Vicenza che sta passando un periodo veramente nero, un periodo che comunque nessuno vorrebbe passare, e posso capire come i tifosi vicentini si possano sentire in questo momento. Adesso vi vado a leggere cosa sta accadendo in casa Vicenza e soprattutto cosa sta succedendo alla squadra veneta. Allora ragazzi, OneFootball ci dà delle fonti, ovvero dice che la situazione è sempre più complessa in casa Vicenza, e a spiegare il momento è stato Nicola Zanini, tecnico della società veneta, intervistato oggi a tutti i convocati su Radio 24. Qui è la situazione è drammatica, quello che dice Zanini. Per quello che può essere un discorso sportivo, io da vicentino la vivo un po' amplificata, la subisco ancora di più. Non vorrei mai pronunciare la parola fine, ma ho paura che siamo verso la fine di tutto al Vicenza. Le parole dell'allenatore a tutti i convocati: noi non prendiamo lo stipendio da settembre, ci sono state promesse una serie di scadenze mai rispettate, ci hanno detto paghiamo lunedì, ma non è stato così. Siamo arrivati all'11 gennaio quando ci avevano detto che ci avrebbero pagato entro il 10, e qua ragazzi è già una cosa che purtroppo è sempre così, in Italia funziona sempre così, dicono sempre le cose ma purtroppo ormai le cose non si rispettano veramente più. Nessuna scadenza è stata rispettata, neanche quella del 10 gennaio, perché i calciatori hanno fatto la messa in mora a fine dicembre. Sabato abbiamo la partita di Coppa contro il Padova e per il momento si è pensato di fare uno sciopero per vedere anche che cosa può succedere, ha aggiunto l'allenatore del Vicenza. C'era stato promesso che entro venerdì sarebbe stata pagata almeno una mensilità. Anche stamattina siamo stati in sede per una riunione per verificare, ma ancora stamattina non c'è stato nessun pagamento. Nessuna certezza di niente, diventa tutto molto pesante. A Gubbio, ultima di campionato a dicembre, siamo andati a giocare sulla fiducia. E adesso arriva ragazzi la parte più dura, che comunque mi ha emozionato, mi ha fatto veramente stringere il cuore. Perché ragazzi, io ho tanti ragazzi che guadagnano veramente poco. Stiamo parlando, ovviamente questo sempre che lo dice, io sto parlando in terza persona di, cioè in prima persona, ma di Zanini, allenatore del Vicenza. Io ho dei ragazzi che comunque guadagnano poco, stiamo parlando di 1000, 1200, 1500 euro al mese, ha proseguito il tecnico del Vicenza. Io non mi vergogno di dire che ho telefonato i proprietari di casa dei miei ragazzi per dirgli di aspettare con gli affitti arretrati. Siamo di fronte a queste cose qua, è proprio la gestione della vita che diventa difficile. E ragazzi, questa cosa mi ha fatto veramente rabbrividire, ma soprattutto mi devo complimentare con Zanini, appunto ragazzi, Nicola Zanini, che comunque addirittura ci tiene ai suoi ragazzi, ma credo che comunque ogni allenatore interessi, e ha detto di aspettare con gli affitti. Cioè pensate un po' ragazzi, siamo addirittura arrivati ai calciatori che comunque non possono stare la domenica o addirittura il sabato pomeriggio a stare con i familiari, e loro devono subire queste cose. E ragazzi, molti dicono ma sono calciatori, ma tanto che fanno? No ragazzi, perché guardate cosa c'è, guadagnano 1000, con più peggio, cioè mo guadagna più una maestra ragazzi, sicuramente guadagna di più una maestra, 1000, 1200, 1500 al mese. Ragazzi, come si fa? Veramente, io mi domando come si fa, e a sto punto io mando un messaggio al presidente del Vicenza dicendo: tu cerca di trovare una soluzione, perché questi ragazzi magari vogliono, possono andare, cioè fallisce il Vicenza e ci sta, mi dispiace perché comunque è stata sempre costruita una squadra molto importante che in Serie B ha fatto sempre bene nella seconda divisione italiana, e dici guarda qua non possiamo andare avanti, mandiamo questi ragazzi da un'altra parte e da là possono cercare fortuna, stipendi più alti, possono crescere e magari fare molto molta fortuna in Europa, o magari addirittura in Italia e poi addirittura in Europa. Cioè sarebbe veramente una cosa onesta da fare del presidente. Ovviamente sta cercando, lo capisco, in tutti i modi di salvare il Vicenza, perché io posso capire come si può sentire un presidente a non avere i soldi per pagare i giocatori. Però ragazzi, io mi domando, cioè a sto punto, se proprio non riesci entro, come dice qua, da dicembre, cioè a inizio dicembre quasi praticamente, non riesci a pagare, qua ci sono veramente dei problemi. Quindi ragazzi, voglio sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, lasciando un bel like, perché ragazzi voglio sapere la vostra su cosa ne pensate di questa situazione del Vicenza, veramente scandalosa. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, se volete iscrivetevi al canale, noi ci ribecchiamo ad un prossimo video, e ciao ragazzi.